Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo in vacanza in un posto stupendo con la tenere che ci stiamo godendo a 360 gradi e andremo a fare unboxing e relativo montaggio di diversi accessori appunto per il viaggio. Sistema Shad Terra 4P, quindi i telai per le borse, borse Shad SH36 che andremo appunto di cui andremo a fare l'unboxing direttamente adesso. Per prima cosa andiamo ad agire sul sistema Shad Terra 4P in acciaio. Abbiamo tutto alla mano, chiavi torque, chiavi esagonali e insomma qualcosa che serve per andare a eseguire il montaggio sulla nostra tenere. Adesso andremo a smontare i perni principali e inizieremo il montaggio dei telai. Il primo passaggio è smontare questi perni originali della casa con la torque numero 8 e andremo a smontare questi per andare ad applicare appunto l'hardware del sistema. Allora, iniziamo in questo modo sperando che a mano funzioni. Funziona. E voilà, 1, 2, sia l'uno che l'altro. Ok, questo lato. E svitiamo tutto. Ok, step numero 1 l'abbiamo fatto. Step numero 2, dobbiamo andare a smontare il perno della marmitta e qui ci vuole una chiave per andare a bloccare da dietro il perno e una semplice chiave esagonale davanti. Ok, ci siamo. È un po' duretta all'inizio perché chiaramente sono chiusure di fabbrica e dobbiamo essere, insomma, pur non avendo le chiavi a cricchetto, dobbiamo riuscirci. E mettiamo i perni originali da parte, non perdere nulla. Terzo step Shad ci indica di cominciare a montare gli hardware sulla moto. Adesso dobbiamo prendere i perni e i distanziatori. Questi sono tutti i vari perni in dotazione da Shad con i vari distanziatori che penso dobbiamo andare a mettere su ogni lato, penso siano due, e questi sono i perni che dobbiamo andare a mettere. Iniziamo sistemando i distanziatori, come dice la casa, e le rondelle, e lo andiamo a impostare. Andiamo. Stringere con l'esagonale controllando che lo spessore sia quello, e lo spessore è proprio quello. Serriamo. Ok, il prossimo passo è attaccare il portavaligia direttamente al telaio e al supporto marmitta in questo modo, andando a usare direttamente i perni in dotazione e i dadini. Quindi abbiamo appena appuntato questa, appuntiamo il perno marmitta, dobbiamo andare a far entrare, esatto, a mettere l'altra rondella e il dado nel perno dietro la marmitta. Con le due viti, i due perni, ora dobbiamo andare a serrare il perno sulla marmitta. È veramente semplice, inizialmente sembra difficile ma non lo è. Bisogna semplicemente bloccare il perno da dietro, il bullone, e andare ovviamente ad avvitare. Purtroppo non abbiamo il cricchetto e quindi
a mano. Adesso prima di passare al lato sinistro, dove già abbiamo smontato i perni originali, prima di procedere, diciamo, a mettere i perni del telaio, dobbiamo andare a smontare la pedalina passeggero e vedere che tipo di perno, penso un esagonale. Vediamo se è lei. Sì, penso proprio di sì. Queste diciamo che sono le più dure da smollare con l'esagonale. Mamma Yamaha ha pensato alla sicurezza, ovviamente. Ok, fuori uno. Ci possiamo andare a mano? Sì. Ok, fuori la pedalina. E adesso pensiamo al telaio. Perno, frenafiletto. E impostiamo i distanziatori dell'hardware con i relativi distanziatori. Per evitare che l'hardware tocchi appunto le carene della moto. E adesso che abbiamo, diciamo, le abbiamo impostate, le andiamo a reimpernare anche sul lato sinistro. Semplici chiavi esagonali, quindi comunque è possibile anche farlo per passarvi, diciamo, un'oretta insieme alla moto e montarvi le vostre borse. Andiamo a stringere sempre lato per lato, mai solo da un lato e poi tutto dall'altro, perché andiamo a scompensare un po' il tutto, sempre un po' da un lato e un po' dall'altro. Adesso ci siamo preparati i perni. Con i perni preparati andiamo ad appuntare con la sua rondella, semplicissimo. 1 e 2, rondella posteriore. Consideriamo che questo montaggio sta avvenendo con le poche chiavi che avevo a disposizione, quindi un set di torque, un set di chiavi esagonali e qualche chiave inglese, quindi penso che sia veramente fattibile da tutti. Montaggio veramente facile, in una mezz'ora, un'ora si riesce tranquillamente a montare. Prima di rimontare il pedalino, dobbiamo andare a montare questa staffa prima di inserirlo. Perfetto, piastra montata. Adesso passiamo al montaggio del relativo pedalino. Abbiamo allineato la piastra e andiamo a serrare tutto prima di mettere la staffa posteriore. Con i perni originali, andiamo a riutilizzare quelli ovviamente. Un po' a rilento per colpa delle chiavi, ma alla fine va bene. L'importante è riuscire a montarle e riuscire a fare l'unboxing di queste nuove Shad. Perfetto, serraggio pedalino effettuato. Adesso passiamo da qui al serraggio staffa posteriore e abbiamo finito. Pure a lei. Perno e rondella. Andando a tensionare questo lato, bisogna fare un po' di forza per andare a centrare il buco. Eccolo. Così da tensionare tutta la struttura. Signore e signori, se c'è dopo aver finito. terminato ovviamente gelosamente conservare i perni originali della moto e metterli nel posto più sicuro che abbiamo. Stupendo, ci sta veramente veramente bene. Un telaio nero che si va a mixare benissimo col Midnight Black della moto. Veramente bello. Anche da questo lato, diciamo che anche essendo un po' più espansa, l'unica piastra un po' più espansa è questa, ma veramente bello. Adesso andiamo a provare le shot. Che ci accompagneranno nei nostri viaggi.
vediamo un po' come sono di presenza. Hanno uova di drago. Preferisco borse nere, queste qui le SH36 alle terra, perché sono molto più belle anche in utilizzo cittadino. Con la moto nera si confondono veramente bene, mi piacciono. È il sistema 3P, che a quanto ho capito si adatta perfettamente al 4P system. Eccole qua. Chiavi presenti all'interno, ovviamente. Wow, sono veramente belle, ottima fattura, belle compatte. Veramente un bel prodotto. Adesso andiamo a provare immediatamente. Allora, il sistema di montaggio dovrebbe essere fondamentalmente semplice. Lo faccio insieme a voi. Il bloccaggio esatto, bloccate. Risultato finale veramente eccezionale. Questo nero satinato ci sta veramente bene con questo finto carbonio sopra, con, diciamo, vicino a Midnight Black. Borse montate sono veramente stupende. Ovviamente la moto diventa più impegnativa, ma in viaggio è tanto quanto, e mi dà anche la possibilità di mettere eventuali altre borse, come solo noi sappiamo fare. Tra l'altro la Shad dà due chiavi e un cilindretto aggiuntivo, che qualora insomma andessimo a montare il top case posteriore, possiamo andarlo, diciamo, a inserire, così da utilizzare una chiave per tutti e tre i bauletti. Facciamo il test caso. Un integrale attacco GoPro, ci entra. Ci entra perfettamente. Eccezionale, veramente eccezionale, prodotto ottimo. 36 litri per borsa, che sembrano 40.